Mercati e rinnovo delle concessioni. Gli ambulanti in catene per protesta davanti al Palazzo della Regione a Torino. Asti, Moscato e Bracchetto si valutano le rese vendemmiali. Abbiamo raccolto le prime impressioni in vigna. Juve, eccolo Catelli, ufficiale del centrocampista dell'ex del Sassuolo, ha finalmente firmato il contratto con la società bianconera. Giornata mondiale della fotografia, la celebriamo anche qui a GRP con Monica Poggi, curatrice di Camera Torino. Una buona serata dalla redazione di GRP e iniziamo parlando di lavoro, parlando di commercio. Anche i responsabili di diverse associazioni di rappresentanti del mondo degli ambulanti per protesta si sono incatenati davanti alla sede della regione a Torino. Hanno manifestato contro quello che viene definito il caos del rinnovo delle concessioni per i mercati del Piemonte e allora chiedono l'intervento del presidente della regione. Ora la cronaca era agli arresti domiciliari per un furto in una casa a Milano, quando dopo un controllo della squadra mobile della Questura il 10 agosto è risultato irreperibile. La segnalazione è stata diffusa anche al centro operativo autostradale di Genova per il sospetto di fuga verso la Francia. E quest'uomo di origine algerina e la sua auto si era procurato un'auto per la fuga e le ricerche sono state estese a tutto il nord-ovest. L'uomo è stato poi intercettato sull'autostrada A26 Genova-Gravellona diretto in Francia da una pattuglia della sezione Polizia Stradale di Alessandria, sottosezione di Ovada. È stato così arrestato per evasione e c'è stato un nuovo provvedimento di custodia cautelare in carcere del Tribunale di Milano. Ora l'uomo è detenuto nel carcere di Alessandria. E ora passiamo alla situazione coronavirus in Piemonte. E fortunatamente non ci sono nuove vittime, i nuovi casi positivi comunicati come sempre dall'unità di crisi della regione. Noi ci atteniamo sempre ai numeri ufficiali, sono 254, di cui 125 asintomatici. Piuttosto stabile la pressione ospedaliera, con ancora 14 ricoverati in terapia intensiva, 139 negli altri reparti, di cui 3 solo nuovi. Infine, lieve aumento delle persone in isolamento domiciliare. E adesso andiamo nell'Alessandrino. I cittadini di Lobby, che è una frazione di Alessandria, da giorni chiedono al sindaco del capoluogo di dare notizie precise in merito ai miasmi che da tempo si sentono nella zona. Il sindaco, Gianfranco Cutica di Revigliasco, dice che si tratta di concimi, fertilizzanti sparsi nei campi, ma i cittadini sostengono invece il contrario. Sentiamo. Che cosa si sta facendo per le richieste che vi hanno mandato gli abitanti di Lobby per i problemi che hanno registrato in questi giorni? Lei oggi mi pare ha fatto una precisazione. Ho fatto una precisazione perché noi ci siamo attivati immediatamente
quello che è emerso oggi mediaticamente, una lettera che è stata mandata al comune qualche giorno fa. Da quella lettera il comune ha immediatamente mosso in moto tutte le misure necessarie onde verificare di cosa si trattasse. Abbiamo avvisato noi, l'ARPA, e quindi tutte le dinamiche che sono emerse. Ecco, quindi a me fa piacere che arrivino le segnalazioni. Per questo ci mette in grado di comprendere che cosa può capitare su un territorio. Poi può essere tutto normale, può essere fastidioso, può essere non normale e quindi perseguibile. Ma le segnalazioni sono importanti, quindi ringrazio i cittadini che ci segnalano le cose. Ecco, ora parliamo di agricoltura, di vendemmia. Ci siamo quasi, anche perché lo sappiamo, con il calore degli ultimi anni, indubbiamente la vendemmia è sempre più anticipata. E la regione Piemonte ha definito già così le rese vendemmiali. Siamo andati nell'Alto Monferrato, per la precisione a Castel Rocchero, dove i tecnici stanno valutando qualità e quantità delle uve in vigna per la prossima vendemmia. Sentiamo allora le prime impressioni proprio in vigna per quello che riguarda l'asti, il moscato e il brachetto. La Regione Piemonte ha pubblicato i provvedimenti per la vendemmia 2021 che includono le rese. E cerchiamo di capire che cosa siano queste rese. Ci può spiegare meglio perché sono importanti per le aziende vitivinicole? È un accordo che è da parecchi anni che viene stipulato tra gli enti e la regione, che sono delle produzioni che gli agricoltori devono attenersi. Quest'anno, visto l'andamento del mercato e delle vendite, rispetto all'anno scorso, queste rese sono state incrementate. In particolare sul discorso dell'asti e moscato d'asti, la resa quest'anno è 100 quintali ad ettaro di OCG. Per quanto riguarda invece il discorso del bracchetto, che anche questo rientra in un accordo, in un consorzio di tutela, il bracchetto d'aquila, la resa quest'anno è stata portata a 50 quintali ad ettaro. E per quanto riguarda invece il bracchetto tappo raso, anche lui ha 50 quintali ad ettaro e come riserva vendemmiale 30 quintali ad ettaro. La rimanente parte viene considerato come mosto parzialmente fermentato oppure come succhi d'uva o mosto muto. Questi sono, per chi ci ascolta, dei numeri, ma in termini pratici che cosa significano? Sono le produzioni che gli agricoltori devono attenersi a produrre rispettando questi quantitativi. Io penso che quest'anno le rese siano più che soddisfacenti, dai sopralluoghi e dai controlli fatti e dall'andamento delle superfici dei vigneti. Mi sembra che le produzioni possano rispettare queste rese e credo che ci sia un'ottima qualità. Di conseguenza non ci sono grossi problemi a rispettare queste rese e le aziende sicuramente potranno avere dei vantaggi notevoli, anche perché poi se per caso il mercato rispecchia l'andamento che ha avuto fino a oggi, possiamo. Una parte di questo moscato o bracchetto bloccato potrebbe essere sbloccato, di conseguenza avere un ulteriore reddito a favore degli agricoltori. Ora parliamo di Universiadi, ufficializzata l'organizzazione dell'evento per il 2025 con la firma del contratto tra il comitato organizzatore e la FISU, che è la Federazione Internazionale dello Sport Universitario. E insomma, a Torino siamo pronti per organizzarla. Formalizzata l'organizzazione per le Universiadi 2025, cosa succede? Di fatto adesso è ufficiale, Torino nel 2025 ospiterà l'Universiade invernale, quelli che sono di fatto i giochi olimpici degli studenti e delle studentesse universitari. È un'occasione storica e soprattutto dopo quasi 2 anni di lavoro, questo è l'atto che sancisce l'ufficialità. Quindi, ormai è certo, dovremo lavorare nei prossimi 3 anni e mezzo per l'organizzazione di questo grande evento. Cosa significa? Che tipo di lavoro vi attende? Si tratta di un evento molto grande, quindi il lavoro di carattere organizzativo è quello del coinvolgimento di tutte le federazioni nazionali che parteciperanno, quindi l'accoglienza delle delegazioni, la realizzazione dei villaggi che ospiteranno gli atleti, la stampa, le delegazioni delle federazioni, ma anche tutti gli aspetti logistici, quindi l'organizzazione delle singole gare. Consideriamo che l'Universiade
Ovviamente come l'Olimpiade è formata da moltissime gare, sono 12 sport diversi all'interno dei quali esistono molte discipline, sulle montagne, nei palaghiaccio, pensiamo al curling, pensiamo al pattinaggio, pensiamo allo sci alpino. Quindi si tratta dell'organizzazione di un grandissimo evento che riporta la città anche un po' il ricordo del 2006 e del 2007. Ecco, lo sport in questo senso arricchisce Torino comunque. È un'occasione sicuramente attraverso la quale lo sport può arricchire la città, però la particolarità dell'Universiade è che è preminente il coinvolgimento degli studenti universitari, quindi gli atleti sono tutti studenti universitari, saranno coinvolti tra i volontari, tra il personale che verrà assunto per l'iniziativa, tantissimi studenti, tantissime studentesse, quindi la città si arricchisce con un evento sportivo, ma soprattutto si arricchisce il sistema universitario piemontese. E ora lo sport, buone notizie per la Juve che ha finalmente concluso l'acquisto del centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli. Manuel Locatelli, finalmente, è un calciatore della Juventus. Il centrocampista ha iniziato ieri la sua avventura in bianconero, sottoponendosi alle rituali visite mediche. Dopo un lungo tira e molla di mercato tra i dirigenti della Continassa e il Sassuolo, il calciatore lombardo, ex Milan, ha firmato un contratto quinquennale che lo lega alla vecchia signora. 2 milioni a stagione, la parte fissa, più i bonus faranno salire il suo ingaggio fino a quasi 3 milioni a stagione. Il centrocampista azzurro, classe 98, arriva a Torino in prestito biennale con obbligo di riscatto incondizionato, che tra parte fissa e bonus si aggira intorno ai 37,5 milioni di euro. Mister Allegri può quindi potenziare il reparto mediano con un calciatore di quantità e qualità, in grado di dare quel qualcosa in più che l'anno scorso è sicuramente mancato alla Juventus. Il debutto di Locatelli potrebbe arrivare presto, forse già domenica prossima in quel di Udine, nella prima giornata di campionato. Adesso ci fermiamo perché c'è la pubblicità, ma poi rientriamo per parlare di fotografia, di camera, che è questa importantissima istituzione fotografica torinese, e per festeggiare degnamente questa giornata. Restate con noi. Seconda parte del telegiornale. Oggi è la giornata mondiale della fotografia, è stata istituita nel 2010, proprio il 19 agosto, perché per la prima volta è stata inventata, è nato il primo procedimento fotografico per lo sviluppo di immagini, fatta risalire al 19 agosto 1837, quindi oggi si festeggia la fotografia, ci è sembrato giusto festeggiarla anche noi, anche perché noi siamo televisione e indubbiamente molto dobbiamo alla fotografia. E allora, proprio per questo, vogliamo il nostro ospite è proprio a proposito del mondo della fotografia, e quindi do il benvenuto a Monica Poggi, che è una curatrice di Camera Torino, istituzione importantissima della fotografia a livello nazionale e non soltanto cittadino. Benvenuta, e non so, si dice auguri a chi festeggia la giornata della fotografia. In un certo senso va bene, sì. Bene. A Camera, non a me. Beh, insomma, ne fate parte tutti. Allora, parleremo un po' delle mostre che ci sono adesso e anche un po' di questo gusto della fotografia che comunque resta, malgrado tutti i cambiamenti, anche tecnologici, il gusto, c'è sempre gente appassionata, magari qualcuno più bravo, qualcuno meno bravo, ma appassionati ce ne sono davvero molti. Però le chiedo innanzitutto se ci può introdurre al mondo di Camera. Che cos'è Camera? Magari non in tutto il Piemonte tutti lo conoscono, quindi possiamo spiegare che cos'è. Certo, assolutamente. Camera è un'istituzione, una fondazione in realtà nata ormai quasi 6 anni fa, lo scorso anno abbiamo festeggiato i primi 5 anni in ottobre, ed è un'istituzione che si occupa di promuovere la fotografia nei vari aspetti. Noi organizziamo mostre di artisti emergenti e abbiamo un programma che si chiama Futures di diffusione, diciamo, del lavoro e anche di valorizzazione del lavoro di giovani artisti, ma lavoriamo anche su fotografi già più internazionali, riconosciuti a livello internazionale, ma anche su lavori storici, su mostre legate al passato. Ne abbiamo appena chiuse due, una su Lisa Model, una su Horst Bjørst, che erano due grandi autori del Novecento. Adesso ne abbiamo aperte due, una su Walter Niedermayer, che è un fotografo italiano contemporaneo.
Donato, ecco, e una su Tommaso Clavarino, che invece è un giovane autore che da qualche anno ormai fa parte della scena della fotografia contemporanea italiana. Ecco, quindi molte mostre per questa passione, dicevo, del mondo della fotografia. La passione vale sia per chi vuole fare il fotografo o si appassiona, vuole fare degli scatti, forse fare il fotografo è un parolone, e per chi invece va a visitare le mostre, no? Sono molte le persone che vengono a trovarvi. Sì, assolutamente. Diciamo che poi oggi la fotografia è un elemento talmente importante nella società contemporanea che tutti sono potenzialmente fotografi, tutti facciamo fotografie, tutti condividiamo immagini. E il ruolo, l'importanza anche di un'istituzione come Camera sta proprio nel saper educare in un qualche modo il pubblico a vedere le immagini in una maniera differente. Sicuramente il pubblico non manca e non manca neanche un pubblico che ci segue a livello digitale, diciamo, anche perché è una cosa che mi stavo dimenticando di dire, Camera non è solo mostre, ma è anche iniziative didattiche, facciamo tantissimi laboratori con i bambini. E facciamo tantissima comunicazione online. Il lockdown chiaramente ha aperto nuove possibilità e nuove esigenze, e quindi abbiamo un pubblico che ci segue sia dal vivo venendo a visitare le mostre sia virtualmente. Di parlare delle future mostre, intanto so che abbiamo un po' di immagini da far vedere, che ci avete mandato, ci fa sempre piacere vederle, magari poi anche ce le spiega anche insieme. Però le chiedo, ma questo mondo digitale fa un po' arrabbiare i fotografi o no? Visto che oggi è il compleanno della fotografia, diciamo così, no? Uno, il compleanno fa un po' di riflessioni sul passato e sul futuro, no? Le dice, tutto in questo, ormai tutti sono fotografi, ed è vero, e pensiamo ad alcuni social, penso a Instagram ovviamente in primis, che si basa esclusivamente sulla fotografia, e quindi tutti si sentono un po' fotografi, ma i veri fotografi un po' dà fastidio o sono contenti? Ci sono fotografi a cui dà fastidio, sì. Ci sono anche delle battaglie per definire quale sia la vera fotografia. Quello che penso io è che nel 2021 non si può prescindere dal digitale e gli artisti che lavorano con questo linguaggio non sono più solo fotografi, sono artisti a tutto tondo che utilizzano il video, che utilizzano la scultura. Tommaso Clavarino nella propria mostra ha anche delle sculture. Quindi il linguaggio non è più a sé stante, non è più chiuso in una bolla, in realtà forse non lo è mai davvero stato. Ma oggi più che mai la fotografia è fluida. Noi vediamo il mondo attraverso le immagini, ma ci mostriamo al mondo attraverso le immagini, lo facciamo attraverso i social. Quindi essere in grado di ragionare su queste tematiche è fondamentale per capire il presente. E c'è un po' ancora, c'è un po' di nostalgia per la fotografia con la pellicola. So che diversi fotografi comunque ancora la utilizzano, magari con anche degli utilizzi innovativi, un po' d'avanguardia. C'è nostalgia, ma c'è forse più che nostalgia c'è interesse, c'è la volontà anche di ripescare in un qualche modo dei prodotti del passato, che ormai noi notiamo da una ventina d'anni, direi più o meno, questa attenzione anche per l'archivio, per le immagini che non sono più contemporanee, ma che nel contemporaneo sono in grado di dire qualcosa di diverso. Ad esempio, Camera ha anche una sezione che si occupa degli archivi con il censimento degli archivi fotografici in Italia, che proprio pone l'attenzione sulla necessità di conservare anche le immagini del passato, anche perché nel presente sono a di dare nuovi stimoli, nuovi spunti. Paolo Ventura, che abbiamo avuto lo scorso anno, a inizio di quest'anno, ad esempio, ha fatto un lavoro in collaborazione con l'ICCD di Roma, che è appunto un grande archivio di immagini, ragionando su delle fotografie dell'Ottocento. Quindi tantissimi autori sono in grado poi di riattualizzare, ecco, il passato, e tanti sono in grado di utilizzare procedimenti antichi per raccontare qualcosa di nuovo. Quindi c'è anche la volontà di tornare a una manualità. Da un lato c'è la digitalizzazione che ha smaterializzato tutto, dall'altro c'è il bisogno di tornare con le mani negli elementi chimici proprio. Camera è un po' un luogo di confronto anche proprio per questi temi, no? Immagino, perché poi
Per quanto sia una discussione che avviene, non dico al bar, ma quasi, cioè tra chiunque sia un po' appassionato, comunque ci si interroga su questi temi. Però immagino che in sedi con un'istituzione come la vostra, insomma, sia più possibile dialogare anche ad alto livello, no? E sentire anche opinioni differenti, perché non c'è una verità unica, no, su questo. No, assolutamente, la verità unica forse non c'è mai in nessun campo, nella fotografia, ed è forse la bellezza di questo linguaggio, cioè proprio la possibilità di passare attraverso differenti esigenze e necessità. Quindi la fotografia nasce come linguaggio che non aveva uno scopo artistico, diciamo, ma una funzione. E oggi più che mai questa necessità di passare da una cosa all'altra è presente. Cerchiamo di ragionare proprio tenendo la nostra programmazione molto aperta e quindi da ambienti. Se i nostri visitatori appassionati ritornano e si renderanno conto che le mostre che facciamo sono tutte molto diverse, da una ci fanno più spesso il fatto di entrare ogni volta a camera e trovare qualcosa di completamente nuovo. La fotografia dà questa opportunità, dà la possibilità di stravolgere tutto ogni volta. Ogni 3 mesi noi cambiamo completamente gli spazi e ogni 3 mesi organizziamo incontri differenti che sono in grado di offrire tanti spunti differenti. Quindi chiamiamo fotografi, chiamiamo filosofi, studiosi, giornalisti, proprio perché il dialogo è la cosa più importante poi da portare avanti. Sarebbe, forse non è, non abbiamo il tempo, ma anche il mondo della fotografia giornalistica è estremamente interessante, ha ragione, perché poi c'è la fotografia artistica, magari uso termini impropri, la fotografia giornalistica, e poi abbiamo visto nella storia che spesso queste due correnti sono incrociate, sono delle fotografie giornalistiche che sono diventate delle opere d'arte o comunque vengono riconosciute come tali. Vedo che anche alle sue spalle ha delle foto importanti, però mancano ancora pochi minuti e volevo sapere i prossimi appuntamenti, visto che lei stessa curerà, no, alcuni prossimi appuntamenti, alcune prossime mostre. Sì, allora, i prossimi appuntamenti sono la grande mostra dell'autunno di quest'anno di Martin Parr, che è un fotografo inglese, che noi presenteremo da un punto di vista particolare, cioè quello dello sport, proprio perché nello stesso periodo ci saranno le ATP Finals, è una mostra prodotta in collaborazione con Lavazza e avrà un grande focus dedicato al tennis. Immagini prima, infatti. Abbiamo visto alcune immagini di Esatto. questo. Queste immagini invece che vedete in questo momento sono relative a un evento non di mostra, diciamo, è un evento che abbiamo in programma per il 30 settembre, che si chiama Esterno Notte, la seconda edizione. In realtà è una cosa un po' particolare, è una sorta di mostra estemporanea. Noi l'anno scorso l'abbiamo fatto per il nostro compleanno, abbiamo deciso di riproporlo. È una serata di proiezioni diffuse per la città di Torino, sia per il centro che per i quartieri più periferici. E a tal proposito ne approfitto per promuovere anche l'open call che abbiamo lanciato, perché questa serata in realtà si realizza grazie alla partecipazione di enti, istituzioni culturali, ma anche privati cittadini. Chiunque abbia un proiettore può partecipare, può proiettare fuori dalla propria abitazione, fuori dalla propria sede, delle immagini. Il tema di quest'anno è quello delle trasformazioni, che è lo stesso titolo poi della mostra di Walter Niedermayer che abbiamo in questo momento a camera. E per partecipare basta in realtà compilare un form molto semplice sul sito di camera, che è www.camera.to. Quindi chiunque voglia partecipare farebbe parte di questa iniziativa molto divertente. No, è bellissima, quindi riassumendo, diciamo che sia privato cittadino che ha una in casa, cioè davanti a casa sua, sia istituzione, associazione, gruppo di amici, non lo so, insomma c'è questa, beh, è bella questa idea però di poter partecipare tutti a una mostra, cioè si sente importanti, dai, molto bene. L'idea è nata anche per democratizzare Certo. la possibilità di produrre contenuti culturali. È nata chiaramente durante il lockdown, quando eravamo chiusi, poi l'abbiamo attuata in un momento in cui si poteva effettivamente girare per vedere le proiezioni, e l'anno scorso c'è stata una grande partecipazione perché hanno partecipato circa 70 realtà fra privati e istituzioni. Quest'anno puntiamo a raggiungere ancora più persone, e chiaramente chi non ha un proiettore può partecipare guardando le proiezioni. Mi sembra Pubblicheremo una giusto. mappa
e si potrà cercare tutte le proiezioni. Ecco, bellissimo, quindi partecipate o in un modo o nell'altro, però se avete un proiettore bellissimo, provare a partecipare e esprimere anche se stessi. E grazie a Monica Poggi, allora l'appuntamento quindi per questa iniziativa, se volete iscrivervi per poter partecipare, quindi andate sul sito di Camera, e grazie davvero a Monica Poggi, a Camera Torino, e buon lavoro a voi per questa ripresa e per quest'autunno, e ancora molti auguri a tutti i fotografi, a lei, a voi e ai fotografi in ascolto. Grazie, grazie E adesso abbiamo così concluso il nostro telegiornale, ora la sigla, le previsioni del tempo e poi continuiamo con i nostri programmi. A presto. Questo programma è offerto da Il Ponte dell'Arcobaleno, per info 391 465 5997. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. In serata, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso, con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, cielo nuvoloso, con solo qualche breve schiarita. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni. Programma è stato offerto da Il Ponte dell'Arcobaleno, per info 391 465 5997.